l'ha fatta, il sogno diventa realtà. È dall'inizio dell'anno che ci alleniamo tutti i giorni, sudando, correndo, abbiamo lottato fino alla fine, tutto quello che c'è da vincere l'abbiamo vinto e siamo felici così. Missione compiuta. Sì, abbiamo fatto una gran partita a gara 1, gara 2 abbiamo sofferto tanto negli altri quarti, siamo andati un po' giù di morale, ci siamo chiusi in casa 2 giorni e abbiamo dato una dimostrazione di nuovo a tutta questa meravigliosa gente. Scusate le lacrime, ma me lo merito anche io un po', perché proprio per me Agrigento qualche anno fa è stato qualcosa di doloroso, invece oggi festeggio qua con voi e vi ringrazio per questo. Grazie a tutta Agrigento. È stata una grande stagione. Sì, meravigliosa, abbiamo vinto tutto, contro tutti e niente, non so che dire veramente, grazie ancora. Complimenti. Forza Fortitudo. Il capitano Di Simone idealmente in campo anche oggi. Sì, no, non importava se ero in campo o meno, l'importante era vincere questa partita che noi tutti speravamo di chiudere con la serie a gara 2. Chiuderla oggi qua, diciamo, è stato ancora più bello, ecco. Ma sono contento sia per la squadra sia per questo pubblico. Oggi veramente si è comportato da Dio. Pubblico così penso che quest'anno non si era mai visto, neanche forse gara 1. Quindi vi devo dire, il quarto cambiato che vivo qua. Sì! Se avessimo perso questa partita sarebbe stata un'ingiustizia, per quello che abbiamo fatto tutto l'anno, per come siamo arrivati in campionato, e penso che sia la giusta ricompensa questa per tutto quello che abbiamo fatto. I sacrifici, comunque c'è gente che viene da lontano, senza la famiglia, tipo io, quindi è ancora più bello, vincere così è ancora più bello. Quanto è stata dura battere questa Viola? Molto, perché era la squadra che temevamo di più ai playoff, scusa se sono stato, perché è una squadra comunque completa nelle rotazioni, con giocatori esperti e ti fanno giocare comunque male, perché loro ti fanno giocare male. E meno male che siamo stati bravi mentalmente a non mollare anche sotto di 7 e l'abbiamo portata a casa. Non puoi capire l'emozione che ho, sono felicissimo, sono contento, sono... Guarda, questo è un gruppo fantastico, abbiamo lavorato tantissimo tutto l'anno. È stato un anno duro, sapevamo che non sarebbe stata una finale facile, però sapevamo anche che dipenderà soltanto da noi. Siamo stati bravi, siamo stati uniti fino alla fine e siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo che avevamo a inizio anno. Qual è stato il momento più difficile della stagione, seppur siete stati una squadra molto continua? Guarda, magari è stato difficile a gennaio, un periodo un po' complicato, ma anche quando ci siamo qualificati già matematicamente per il primo posto. Lì abbiamo mollato un po', magari mentalmente, ma sapevamo che la squadra c'era, un ottimo allenatore, un'ottima società, meglio di così non poteva andare. Il mago Franco Ciani si ripete anche ad Agrigento. No, non ci sono magie, tanto lavoro, tanto sudore, un gruppo straordinario, dei ragazzi di una forza morale fantastica, di una professionalità unica. Il frutto è questo, il frutto è questa sicurezza, il frutto è questa forza, il frutto è la capacità di superare i momenti e di non sbagliare mai le partite senza domani, ma il merito viene dal lavoro di tutti e dall'atteggiamento di tutti. Avete mantenuto i nervi saldi, grande lucidità nei momenti difficili. Sì, siamo una squadra di 10 giocatori, esce uno dalla panchina, alza il ritmo, cambia, siamo stati capaci di scacciare i fantasmi di Reggio Calabria nel terzo quarto e di ricucire subito lo strappo. Poi devo dire che quando li abbiamo ripresi loro sono emotivamente calati molto e noi siamo cresciuti. È stata una stagione a dir poco stupenda, meravigliosa, esaltante, la Fortitudo ha vinto praticamente tutto. Sì, noi ce la ricorderemo e spero anche gli sportivi agrigentini, ma nella storia, indipendentemente da tutte le altre valutazioni, siamo contenti di averlo fatto, siamo orgogliosi di averlo fatto. Che sapore ha per lei personalmente questa vittoria nell'ambito sportivo? Ma io l'ho anche detto oggi su Facebook, questo non è un momento per le aziende molto felice. Come Moncada abbiamo fatto dei licenziamenti, come i Talcementi qua vicino a noi stanno chiudendo e ovviamente non sto gioendo come dovrei gioire, però questa città ha bisogno di non solo di lavoro ma anche di altre cose positive, ed è quello su cui in genere noi lavoriamo, e lo sport è uno di questi. Lavoriamo sui ragazzini, diamo un esempio ai ragazzini, ed è questo
che dobbiamo continuare a fare. Ancora presto per parlarne, però il prossimo anno i tifosi della Fortitudo si divertiranno, ci saranno meno sofferenze? Ritengo di sì, ritengo di sì.